Ciao e benvenuti nel video delle locations di Biglietto Amaro, il film nel film di Tre uomini e una gamba. Yeah! Sequenza all'interno di un vecchio film neorealista di Garpelli, autore ovviamente immaginario, che omaggia l'oggettività nella rappresentazione della corrente neorealista, in un modo che soltanto Aldo, Giovanni e Giacomo per me sanno fare. Se non l'avete visto, andate a vedere anche il video con le locations di Tre uomini e una gamba. Ve lo lascio nell'info box. Qui c'è la fermata, subito a inizio episodio, dove Aieie e Giovanni, che interpreta il controllore, scendono con il signore che non si fa gli affari suoi, interpretato da Giacomo. Fantastico, quando Aieie gli mostra il portadocumenti vuoto e le sue generalità. In generale sto così così, senta, non faccia lo spiritoso. Bellissimo. E qui ragazzi siamo in via Pinelli, angolo via Carlo Maratta, precisamente al numero 11. Si conosce qui, vedete il muretto? Lì no, qui sì. E sempre in questa via, precisamente al numero 6, c'è dove muore l'anziano Giacomo, al cancellino. Ah, ci sono anche i limoni sopra, bimbi. Questa è la scalinata dove Aieie Brazos scappa. Boh, sento la musica sotto. Ora mi sa, quasi quasi ve la metto dietro. Piccione! Guarda, c'ha il cappellino bianco! Sì. Era un piccione parroco. Siamo in piazza Torswalsen e qui è dove a fine episodio Aieie semina Giovanni, che lo segue salendo sul bus, ma poi il controllore lo ferma. Dice tipo, ma sono un collega, sono un controllore anch'io, sto inseguendo un ragazzo, sì, sì. E tra l'altro proprio qui davanti, guardate cosa c'è, la mostra di Tolkien alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Il video termina qui, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo venerdì prossimo. Ciao!